grazie per tutto quello che hai fatto. Gioco a fare il duro, ma ti giuro sono buono, sai. A volte piango ancora, non ci crederai. Madonna, guarda che fenomeni siamo noi, ma siamo proprio dei fenomeni. Ciao amici di Generazione di Fenomeni, sono qui dentro un bar per presentarvi una rubrica molto particolare, perché adesso dobbiamo parlare, pensate un po' di cosa, di caffè? Ma no, di cappuccino? Ma no, semplicemente di febbre. Siamo qui per vedere qual è l'unità di misura della febbre, niente di meglio che un bar per vedere e parlare di questo argomento, giusto? Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ah, l'unità di misura della febbre. Beh, tu stai all'ospedale, lo sai. Signore, dove va? Scappa. L'unità di misura della febbre, mo, che ne so, io so che quel termometro. Non lo so. Lei lavora all'ospedale. 36 gradi. Senta, che fa l'ospedale? Per il polo portantino. Quindi 36 gradi è normale, l'uomo. Sì, ma gradi di che? Questo non lo so proprio. In gradi? Gradi? Gradi. Che cosa c'è? Ah? Qual è l'unità di misura della febbre? 36. Temperatura corporea. Sì, ma che... Che 37, no, non è 37. Sì, ma qual è l'unità di misura della febbre? Gradi? No, perché signora ci dice così? È Natale. Siamo... Ah, sì, ma mi sono proprio Natale. No, signore. Buoni tutti, Signore, ho detto. No, signora, si è detto. No, signore, ho detto no, signore, don Natale. Sì. Sì, questa, a me mi piace perché tanto questa sì. Frase, lo dico. Fa sempre la commedia che la gente questa. Sì. È vero? Qual è l'unità di misura della febbre? L'unità di misura della febbre. Non saprei. Tu hai mai misurato la febbre? Sì. Allora, qual è l'unità di misura della febbre? Che domande mi fa? È la temperatura, che... Cioè? Che matti che siete. Non cambiare discorso. Non lo so. La febbre ti posso dire che potrebbe essere il... Lo sto chiedendo a me. Perché tutti misurano la febbre, ma nessuno sa qual è l'unità di misura. L'unità di misura è il termometro. No, il termometro è lo strumento. Lo strumento. L'unità di misura qual è? La sto chiedendo a lei. Se tu lo studi prima e poi vieni a chiederlo a me, mi metti in difficoltà. Quello è il nostro scopo. Lo so, ti vedo spesso in TV a fare queste domande. Allora non ci vuole rispondere. Grazie con te, il servizio che svolgi e buona giornata. 38, 39. No, l'unità di misura, 38 di che? La febbre. Lo so la febbre, però l'unità di misura della febbre è? Ah, non lo so, io non lo so. Cioè, appunto, centimetri, ettoliti, litri, chili. La febbre? Aspetta, tutti i gradi? No, com'è? I decimi. Decimi. Ce l'abbiamo, sì, però... Aspetta, ma è 38 e 3, ma quello come si conta? È uno... Febbre quando incomincia a essere no, non ce la faccio, 37 e 3, non lo so come si conta, è il numerico normale. Sì, però qual è l'unità di misura? C'è di... c'è la febbre, c'è la 38 di che? Temperatura, di sì. temperatura pensi, però No, facciamo così, c'è l'altro. Io non posso dirlo, lo dico domani sera in televisione, quindi quando vi vedrete in TV. No, scherza! No, questa bisogna vederla. Bisogna mettere il termometro. C'è uno che c'ha 37 di febbre, che c'ha?
non è questa l'unità di misura, è la volontà del lavoro. Se uno ha voglia di lavorare non ha mai la febbre. Ma se ce l'ha, con che si misura? Col termometro? Questo è relativo sempre, sempre relativo. Sempre solo col termometro? Le labbra sulla fronte, le labbra della mamma sulla fronte. La temperatura. E si misura in? Secondo te qual è l'unità di misura della febbre? Come l'unità di misura? L'unità di misura della febbre. Con il termometro. Il termometro si misura, ma uno che c'ha la febbre che c'ha? C'ha la febbre. C'ha la febbre alta. Cioè? Ha la temperatura alta, non lo so. Qual è l'unità di misura? Gradi. Gradi? I gradi vuoi sapere? Voglio sapere come si chiama proprio grado, perché ce ne sono tanti di gradi. Grado centigrado. Sei sicura di quello che dici? Sì. Ba 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 brain.